Simulazione esame di Stato 2019, fisica, quesito 8. Due altoparlanti uguali a 1 a 2, distanti 2 metri, emettono un suono monocromatico, quindi un'onda armonica, cioè un'onda sinusoidale. Quando sei equidistante da entrambi gli altoparlanti, l'intensità sonora percepita ha un minimo. Invece, partendo dalla posizione di uno dei due altoparlanti, per esempio a 1, ti muovi lungo la retta perpendicolare alla congiungente dei due altoparlanti, l'intensità sonora che percepisce è massima quando sei a distanza 2 metri da 1. Determina la lunghezza d'onda del suono emesso dagli altoparlanti. Fermate qui il video, pausa, provate a risolvere da soli e casomai guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento, i due altoparlanti distanti 2 metri. Ci mettiamo in un punto equidistante, potrebbe essere questo. Basta un punto qualunque sull'asse del segmento A1 a 2. Lì, sentiamo un minimo sonoro, vuol dire che c'è un'interferenza distruttiva, quindi vuol dire che i due altoparlanti, è vero che emettono, la stessa nota, un'onda sinusoidale della stessa lunghezza d'onda, però evidentemente la emettono in controfase. Cioè quando l'altoparlante A1 spinge con la membrana verso destra e produce un fronte d'onda d'aria compressa, l'altoparlante A2 evidentemente arretra, e quindi genera un fronte, d'aria rarefatta. Devono oscillare in controfase, perché soltanto in questo modo, percorrendo la stessa distanza A1M A2M, arrivano in controfase e fanno l'interferenza distruttiva, per motivo per cui sentiamo un minimo di intensità sonora. Qua, per esempio, in questo disegno arriva l'onda emessa dall'altoparlante 1, questa colorata in verde, arriva in cresta, quindi portando una sovrappressione d'aria. Mentre invece l'onda di colore rosso emessa dall'altoparlante A2 arriva in ventre, quindi una sottopressione dell'aria. L'aria compressa e l'aria rarefatta giungono contemporaneamente in questo punto e i loro effetti si annullano, perciò noi non sentiamo il suono, perché non sentiamo né un aumento della pressione dell'aria né una diminuzione. Quindi la prima parte del testo del problema serviva a darci l'informazione che i due altoparlanti oscillano in controfase. Nella seconda parte, invece ci mettiamo lungo l'asse X, a distanza 2 metri dall'altoparlante A1, quindi qua viene fuori un metà quadrato. Ci dice il testo che qua invece sentiamo un massimo sonoro in questo punto B, vuol dire che le due onde arrivano in fase. I due cammini stavolta sono differenti, mentre prima le due onde percorrevano distanze uguali a 1m uguale a 2m, adesso invece a 1b è più corta, è 2 metri, a 2b è più lunga. A 2b è la diagonale di un quadrato di lato 2 metri, quindi è 2 metri radice di 2. Chiamando 2 metri d, abbiamo d e d radice di 2, quindi si crea una differenza di cammino che possiamo disegnare graficamente. Riportando questi 2 metri qua attraverso questo arco di circonferenza centrato nel punto B. Perciò la differenza di cammino, o il tragitto in più che fa l'onda che parte da A2, è questo tratto delta. E vale la differenza tra A2B e A1B, quindi vale la differenza tra D radice di 2 meno D, e quindi vale D parentesi radice di 2 meno 1. Ma questa differenza di cammino, affinché le due onde arrivino in interferenza costruttiva, deve essere, nel caso più semplice, mezza lunghezza d'onda. Infatti, come si vede dal disegno, se delta è lambda mezzi, allora l'onda rossa percorre questa mezza lunghezza d'onda, ma poi prosegue in fase con l'onda verde. Infatti questa mezza lunghezza d'onda, delta uguale lambda mezzi, serve a rimettere in fase le due onde che altrimenti erano partite in controfase, perché gli altoparlanti abbiamo visto prima che oscillano in controfase tra loro. Infatti vediamo che quando questo altoparlante, lui emette una sovrappressione, l'altro emette una sottopressione, ma grazie a questa mezza lunghezza d'onda di differenza di cammino delta, le due onde poi procedono in fase e per questo motivo fanno interferenza costruttiva in B. Non è però questo l'unico caso per generare l'interferenza costruttiva in B. Potrebbe la differenza di cammino anche corrispondere non a una mezza lunghezza d'onda, ma a, per esempio, a tre mezze lunghezze d'onde, come si vede in questo disegno. Qua la differenza di cammino
corrisponde a 3 lambda mezzi, infatti 1, 2 e 3. E 3 lambda mezzi permette all'onda rossa emessa da A2 di proseguire poi in fase con l'onda verde emessa da A1. Infatti vediamo che dopo aver percorso questi 3 mezze lunghezze d'onda, l'onda rossa e l'onda verde sono in fase. Quindi abbiamo sovrappressione, sovrappressione, sottopressione, sottopressione in fase, e quindi di nuovo si crea l'interferenza costruttiva in B, che è questo punto qua. Più in generale potremmo avere una delta di 5 lambda mezzi o di 7 lambda mezzi, l'importante è che ci sia una mezza lunghezza d'onda a rimettere in fase le due onde che erano partite in controfase. Quindi il caso generale è che la differenza di cammino delta deve essere un numero intero di lunghezze d'onda più o meno la lambda mezzi, quindi meno questa mezza lunghezza d'onda che rimette in fase le due onde partite in controfase. Delta uguale n lambda meno lambda mezzi con n che parte da 1, tutti i numeri interi. La nostra incognita è la lunghezza d'onda lambda, quindi basta che noi uguagliamo l'espressione di delta che abbiamo appena scritto, n lambda meno lambda mezzi, cioè n meno un mezzo lambda, con l'altra espressione della differenza di cammino, che era appunto la differenza tra questo tragitto e questa, quindi era d radice di 2 meno 1. Quindi abbiamo un'equazione che uguaglia questo primo membro n meno 1 n meno un mezzo lambda con questo secondo membro d radice di 2 meno 1. La nostra incognita è lambda, ricaviamo lambda con la formula inversa, possiamo scriverla sia così che in quest'altro modo indifferente, con n che parte da 1. Eseguiamo i primi calcoli, con n uguale a 1 abbiamo una differenza di cammino pari a mezza lunghezza d'onda, come nel primo disegno, e allora la lunghezza d'onda diventa 2 per 2 metri, radice di 2 meno 1, diviso, e questi sono tutti i numeri dispari, il primo numero dispari è il numero 1. Poi per n uguale 2 e 3 abbiamo tutta la successione dei dispari, quindi avremo l'1, il 3, il 5, il 7, il 9 e così via. Infatti per n uguale a 2 abbiamo il numero dispari 3, per n uguale a 3, 3 per 3 è 9, 2 per 3 è 6, meno 1 è 5, abbiamo il dispari 5 e così via. Ogni n che sale abbiamo il dispari successivo. Quindi andiamo a calcolare la lunghezza d'onda, 1,66 m nel caso di mezza lunghezza d'onda di differenza di cammino, 55 cm nel caso di questo disegno dove la differenza di cammino è 3 mezze lunghezze d'onda, 33 cm nel caso in cui questa differenza di cammino si compone di 5 lambda mezzi, e possiamo proseguire n uguale 4, 5, 6 e così via. La formula generale è questa, che è questa formula qua. Infatti 2D, quindi il doppio di 2 metri, 4 metri, radice di 2 meno 1, e qui ci sono tutti i dispari, 2n meno 1, a partire con l'intero 1, 2, 3, tutti i numeri naturali. Quindi vediamo che il testo del problema era posto male, perché non esiste una sola lunghezza d'onda del suono emesso dagli altoparlanti, ma esistono infinite lunghezze d'onda via via sempre più strette, che sono date da questa formula al variare di n. Ricordiamo che sono infinite lunghezze d'onda perché non va bene una sola lunghezza d'onda, ma tutte quelle che nella differenza di cammino delta ne rientrano un numero dispari di mezze lunghezze d'onda.